detto questo, c'era qualche intervento, qualche consiglio comunale? Non c'è nessun altro intervento. Io volevo solo dire due cose, tanto che c'è il sindaco che freme e non vedo dove rispondere. E quindi non facciamo più, cioè, alla fine del caso, se non ci sono altri interventi, io darei la risposta. Passerei la parola al sindaco per fare alcune riflessioni sulle cose dette dal consiglio comunale. Allora, non è assolutamente mia intenzione aprire una polemica, perché è chiaro che la mia intenzione, anzi, raccogliere alcune riflessioni che vengono anche dai consiglieri di opposizione, però lasciatemi fare una considerazione preliminare. Io penso che oggi il Consiglio Comunale debba festeggiare il fatto che dopo 15 anni di vita di una società che si occupa dello smaltimento e della raccolta dei rifiuti a Casoria, questo Consiglio voterà per una riduzione del canone, noi non parliamo di tariffe, una riduzione del canone non indifferente ma sensibile, che è pari ad euro 1.200.000. Io penso che oggi questo consiglio debba festeggiare il fatto che il socio, nella persona del sindaco, con la collaborazione determinante del suo assessore, abbia fatto una ricognizione congiuntamente alla sua società sui servizi che non erano stati resi nell'anno 2016 e congiuntamente abbiamo concordato e quantificato in 500.000 euro la somma che il comune non doveva più trasferire alla società per i servizi che non erano stati resi. Io penso che questo Consiglio Comunale debba festeggiare il fatto che dopo 15 anni è la prima volta, in questi 15 ho seduto almeno per 8 in questi banchi, che possa vedere un piano industriale della società partecipata. Io credo che questo Consiglio Comunale debba festeggiare il fatto che l'amministrazione per la prima volta si stia ponendo la necessità di ottenere due obiettivi, la riduzione dei costi e l'efficientamento del servizio. E vedete, il fatto che questo non sia un sogno realizzabile, ma che basti solo tanto buonsenso, ce lo consegnano oggi i numeri. È evidente che grazie al lavoro svolto dal prefetto Riccio, la Casoria Ambiente non paga più un canone di 45.000 euro mensili, che grazie al lavoro fatto dal prefetto Riccio è stato individuato un'area dove Casoria Ambiente dovrà allocare la e grazie a questa amministrazione si sta accelerando affinché al costo di 10.000 euro attuale si arrivi al costo zero per queste spese. È un dato di fatto che per la prima volta Casoria Ambiente ci comunica che in questi anni, non in questi mesi, noi paghiamo alla società dipendenti che già non erano in servizio, con una riduzione di un personale di 20 unità. Questa è la riduzione di manodopera, non è come questo, come tutto uno ha asserito. Si è consumata negli anni una riduzione di manodopera, non si è mai provveduto a una riduzione del costo. Oggi la dirigenza di Casoria, questo è il piano industriale, mica è tanto Casoria,
non lo fa. La diligenza di Casoli Ambiente ci prospetta la necessità di fare un acquisto di manodopera con, anche pretestuosamente, sta scritto, con agenzie interinali o con l'utilizzo di una cooperativa di tipo B. Questo non è stato detto pretestuosamente, perché si cerca sempre di ingenerare la confusione. Non si vuole dire la verità, si vuole nasconderla per fare cassa politica. Non interessa, è un'opzione. Sarà la società, nella sua piena autonomia, a decidere. Vedete, qualcuno mi chiede teste. Da quando mi sono insediato, testa di qua, testa di là, taglia quello, taglia quell'altro. Cambiamo. A Ricchio, cambiamo la testa. De Rosa, cambiamo la testa. La Volgare, cambiamo la testa. Il segretario di lavoro tagliarico per questo e De Rosa l'avverbio di non citare le situazioni favoristiche, la prego il silenzio, la prego il silenzio, e per il momento la prego. Il tagliare teste è costato negli anni al comune un po' di soldi. Perché, vedete, egregi amici, nella volontà di mettere i nostri, perché questo è il progetto che abbiamo da queste parti di dirigere, cambiamo per sostituirli con i nostri, quelli affini, quelli che ci fanno fare le cose. Produceva danni economici per rendite. E si fingeva che questo era giusto per lo spoglio stesso. Noi teste non le abbiamo tutte tagliate per questa ragione. E quando la Corte dei Conti oggi dice bravo Fuscio, poi discuteremo, perché oggi la Corte dei Conti ci dice bravo Fuscio, hai fatto bene a preoccuparti di mantenere quelle teste che ti volevano far tagliare, perché avrebbe prodotto un danno all'ente, visto che c'era un giudizio pendente. Noi dobbiamo trarne una lezione, che il danaro pubblico non può essere utilizzato per fini di bancomat politico. E allora Ricchio, che non è marchione, sei chiaro? Ricchio, che non è marchione, è un dirigente che aveva un contratto che io ho trovato e al quale ho chiesto di rimanere o di iniziare un percorso dove era chiaro qual era l'obiettivo dell'amministrazione. Chiedevamo che la società Casoli Ambiente, sulla quale questa amministrazione vuole puntare una fiche per essere però una società seria e competitiva, doveva almeno quanto il sindaco dimagrire. Doveva dimagrire, e non è sufficiente la perdita di 1,2 milioni, come non sono sufficienti i 400 grammi, sempre si muova, fa nulla se non sentano una parte. E non mi toccare il piede di si fermare, mi prego. E allora, dicevo, come non bastano i 400 grammi che il sindaco perde ogni tanto, ci sono 45 che deve mettere il sindaco. Così anche Casoli Ambiente, che deve continuare in questa azione, ma non è sufficiente, non basta, perché oggi noi otteniamo una piccola parte.
parte di quel dibattimento, ma chiediamo al Presidente, fortemente in carica di Zell, di garantirci l'efficientamento del servizio, con quello che rimane, e non è poco, e non è poco, con quelle risorse che ci sono, bisogna completare quell'azione di efficientamento, mettendo in campo quei servizi che per convenzione Casone dovrebbe fare, ma non avrei fatto. E allora cosa si chiede a Casone? A me? Vediti bene i bilanci, cara Casone Ambiente, vediti bene le risorse che hai, spendi bene i soldi, da qua il noleggio dei mezzi viene quasi dimezzato con un risparmio già in corso, non quello che verrà. Poi si dice, beh, spazzatrici a caldo, due risorse lavorative, blocchiamo l'emorragia che c'è stata in questi tempi, si mette in campo l'azione condivisibile, lo verificheremo, ma è la società che ce lo propone, noi diamo l'indirizzo e diciamo, beh guarda ti aggiungo, noi avremo bisogno di, c'è un problema socialmente avvertito, la carta dei cani, sui marciapiedi, anche il segretario. Anche il segretario da Salerno, dove il problema dei rifiuti non c'è. E si chiede, beh, puliamo, laviamo questi marciapiedi, è un tuo servizio. Poi si dice lo spazzamento. Lo spazzamento dobbiamo evidentemente ottenere quella soluzione che viene prospettata nel piano industriale di dover acquisire nuova. È sufficiente? No, ma stiamo iniziando, ci stiamo provando. È quello che se forse fosse stato messo in campo poco prima, noi avremmo limitato un risparmio solo in 5 anni di 6 milioni. E allora vi domando e vi domando, a Roma Corte dei Conti, oggi chiediamo al Consiglio nella paura che voi vi dovete prendere, no? Che io avverto più di forse qualsiasi altro sindaco che mi ha preceduto. Guardate, la mia preoccupazione prima di ogni cosa, in ogni atto che faccio, e che i miei consiglieri, quelli che alzano le mani, stiano tranquilli nei limiti degli errori che tutti possiamo fare, che può fare anche il vostro. Ma dico, stiamo alzando la mano per dire riduciamo di 1,2 milioni un costo. Io questa partita me la gioco senza paura, sicuro di poter affrontare qualunque procuratore generale. Me la gioco sicuro di poter fronteggiare chiunque, perché è la partita della mia vita politica. E il giorno in cui riusciremo a festeggiare, tra i tanti festeggiamenti, anche l'efficientamento del servizio, beh, in quel momento noi potremo dire di aver raggiunto un importante obiettivo. È sufficiente? No. Ma è l'inizio. È quello che noi siamo deputati a fare, per quanto tempo ci rimarrà. È quello che io oggi chiedo con convinzione ai miei consiglieri. Chiedo di andare fieri di quello che stanno facendo, di non nascondersi, di andare a dirlo. E chiedo agli altri, quelli che stanno in posizione, guardate, io ho fatto parte di quel partito. Oggi è un giorno importante, è un giorno che segna un cambiamento. Non rimanete spettatori, perché al netto delle opposizioni legittime, non lo dite a me, al netto delle emozioni, degli interessi, degli
che si possa per la prima volta pensare ad una riduzione di un carico di una società partecipata, da tutti definita un elefante, e che noi diciamo era un elefante, oggi è un elefante con un quintale e 200.000 in meno. E ci auguriamo, e qua mi permetto di dirlo anche da presidente dell'altro, che Cassolia riesca ad essere con la sua società snella, con la sua società che mi auguro si diventa una gazzella, essere un attrattore per i comuni vicini, che diventi un punto importante di rilancio della comunità di Casonia e delle aree che stanno vicine. Vedete, le altre società partecipate sono assai più elefantiache delle nostre, quelle sono sopravvissute. E lasciatemi dire tre ringraziamenti, perché deve essere chiaro, io oggi sono contento di quello che l'amministrazione, la maggioranza e i consiglieri hanno portato, e ringrazio tutti, anche il presidente, cosa che mi fa sempre sofferenza fare, ma lo ringrazio, perché ha anche dimostrato, come suo solito, e anche in questa vicenda non una partecipazione finta, ma una partecipazione quasi quanto il sindaco attorno a questa situazione. Ma lasciatemi ringraziare anche la dirigenza di Casa Giudizio. Vedete, ripeto, non è Marchionne, ma anche Avecchio, con tutti i suoi limiti, ha dimostrato di voler fare. Di voler fare. E il sindaco, forse più di tutti gli altri, dice: vediamo dove arriviamo, io ti starò vicino, voglio che si raggiungano questi obiettivi che vi ho spiegato. E finora, con non poche difficoltà, con tante telefonate, con una violenza talvolta del sindaco, per farsi rispettare, perché poi questo è il punto. Io penso che abbiamo ottenuto oggi un importante risultato per la città. E quindi annuncio il mio voto favorevole. Lo annuncio mai come in questa occasione con una convinzione, che non so se tengo in tutti gli altri dove annuncerò il mio voto favorevole, ma su questo c'è la convinzione mia, che io voglio trasferire ai miei consiglieri di maggioranza, perché questa volta insieme abbiamo ottenuto un piccolo passo in avanti. L'appello resta a